In questo video andremo a recensire in 11 videogiochi e diversi applicativi di produttività questa scheda grafica che ho qui davanti a me, la Nvidia RTX 4070 Ti Super. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con una recensione di questa scheda grafica di fascia alta attuale, visto che ancora al momento della registrazione di questo video non sono uscite le schede grafiche Nvidia di generazione 5000, insomma si sa che devono uscire prima o poi, ma ancora siamo in quel periodo di limbo in cui non si sa bene cosa fare, se aspettare o invece comprare subito, insomma, una scheda video nuova. Con questo video voglio cercare quantomeno di chiarirvi un po' le idee, andando a testare una scheda grafica di fascia abbastanza alta, perché abbiamo qui, ecco, questa 4070 Ti Super uscita a gennaio di quest'anno 2024. Prima però di proseguire col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, se ovviamente non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e recensioni che usciranno qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a seguirmi sui miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi sono canali in cui vengono postate offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale di TikTok e di seguirmi sulla mia pagina Instagram, così da ricevere tutti i video short anche in versione integrale che invece vengono tagliati a 60 secondi su YouTube. Detto questo, direi ora di riprendere con questa recensione. Uscita a gennaio del 2024, questa RTX 4070 Ti Super, che nome più astruso non potevano trovargli, fa parte della famiglia di schede video RTX 4000 basate sull'architettura Ada Lovelace e in particolar modo fa parte di quel refresh che ha realizzato Nvidia a inizio anno, appunto, con la famiglia delle Super insieme a 4070 Super e 4080 Super, per andare a controbattere un po' la concorrenza di AMD che ha realizzato semplicemente abbassando i prezzi di RX 7800 XT e RX 7900 XT. In questo caso ci troviamo una scheda video che va a occupare una fascia di prezzo abbastanza interessante sotto alcuni aspetti, perché sostanzialmente è una delle poche schede video non di fascia estrema come 4080 o 4090 che ci offre un quantitativo di VRAM superiore ai 12 giga, ma ecco, non ci costa, diciamo, una cifra esorbitante, nel senso, sì, esiste della famiglia 4000 anche la RTX 4060 Ti da 16 giga, però lì parliamo di una fascia di mercato completamente diversa e anche un livello di prestazioni che non è sicuramente comparabile a questo che vedremo oggi con questa scheda. E quindi questa GPU viene proposta da Nvidia come lo sweet spot ideale per chi desidera un pochino più di prestazione di VRAM, ma non vuole, ecco, andare a pagare cifre esorbitanti sulla fascia altissima, ripeto, di 4080 e 4090. In questo caso il core presente all'interno di questa scheda è l'AD103, che ha al suo interno 8448 CUDA core sbloccati e che operano a una frequenza di 2600 MHz di boost, poi dipende anche dalle custom, questa per esempio a stock arriva a 2700 e anche qualcosa in più. Per il comparto della VRAM abbiamo 16 GB di memoria GDDR6X collegati alla GPU con un bus da 256 bit per un bandwidth complessivo di 672 GB al secondo. Per quanto riguarda invece il TDP, quello dichiarato è di 280 watt, però vi posso dire che sia negli applicativi di produttività più spinti e anche nei giochi non sono riuscito a osservare un consumo corrispettivo superiore a 250 watt, a volte, ecco, era anche un pochino meno. Quindi alla fine, anche se prendiamo una custom che non è un mostro in termini di dimensioni, riusciremo a tenere fresca la scheda, ecco, senza troppi sforzi. E poi ovviamente, questo è a parte, lo vedremo durante il corso di questo video, se facciamo undervolt con questa GPU riusciamo ulteriormente ad abbassare i consumi e le temperature, ma ripeto, poi lo vediamo meglio nel corso di questo video. La custom in questione è la Gallardo della Manly, è una custom che è relativamente economica, che possiamo trovare al di sotto del prezzo MSRP spesso e volentieri, perché sì, come prezzo di base questa scheda ha lo stesso prezzo della 4070 Ti, che è il modello che va a sostituire, essendo questa la sua
super ed è di 800 dollari. Poi ovviamente dipende da che customizzazione andate a prendere, perché anche di questa scheda non dovrebbe esistere la versione Founders Edition rilasciata da Nvidia, e quindi bisogna affidarsi ovviamente ai modelli custom. In questo caso questa custom in particolare l'ho vista spesso sotto gli 800 euro, e vi posso dire attualmente ce n'è anche una della Manly biventola, magari con ventole ovviamente un pochino più grandi di queste, che sta sui 760 euro. E ovviamente dopo i benchmark e nelle considerazioni finali andremo a vedere se a questa cifra può essere un valido investimento o se invece ecco meglio aspettare o puntare ad altro. Prima però di passare ai benchmark e al tutorial di Undervolt, ci tengo a specificarvi la piattaforma sulla quale abbiamo eseguito tutti i test. In questo caso è composto da un Ryzen 7 7700 accompagnato da una scheda madre ASRock B650 PG Lightning e da 32 GB di RAM DDR5 a 6000 MHz CL30. L'alimentatore è l'VGA 1000GQ e come SSD abbiamo utilizzato il Crucial T500. Quindi direi ora di passare al tutorial e poi ai benchmark. Per l'Undervolt ci serviranno due programmi, Even Benchmark e MSI Afterburner. Nelle impostazioni di Afterburner sblocchiamo il controllo del voltaggio e il monitoraggio del voltaggio. Apriamo poi il Curve Editor e in questo caso selezionando col tasto Shift il punto equivalente a 900 mV lo tiriamo su fino a circa 2550 MHz. Poi andiamo a prendere la lineetta che considera l'intervallo tra i due punti e sempre prendendo il tasto Shift scorriamo verso destra, selezionando così tutta la parte di curva che sta a destra e la tiriamo giù. Applichiamo e in questo modo praticamente appiattiremo la curva così che a 900 mV avremo questa frequenza. Sblocchiamo poi il power limit se possiamo sbloccarlo e tiriamo su il memory clock di circa più 1000 MHz, dovrebbe essere stabile per quasi tutte le schede. In questo caso abbiamo un abbassamento su questo benchmark di consumo di circa 60 watt. Nei giochi anche qui circa 60-70 watt per una perdita di prestazioni che è praticamente nulla. In questo caso controlli in 4K con ray tracing e settaggi comunque molto alti, facciamo 72 fps in entrambi i casi. Stessa cosa su Alan Wake 2, anche qui con pure path tracing attivo, circa 60-70 watt in meno e comunque ottimi risultati, praticamente identici. Iniziando ora con i benchmark di produttività, abbiamo Cinebench 2024. In questo caso la 4070 Ti Super totalizza un punteggio di 23.733 punti, che sono davvero tantissimi. Su Blender Open Data 4.0 anche qui facciamo un punteggio di 6.801 punti e il benchmark ci dice che siamo nella top 1% di tutti i benchmark, che devo dire che non è male. Su V-Ray 6 in questo caso il CUDA score è di 3.900 VPATS, mentre l'RTX score è di 5.858 VPATS, anche qui ottimi risultati. Su Octane Bench 2020 facciamo un punteggio di 827,57 punti, anche qui decisamente superiore anche alle schede video di scorsa generazione top di gamma come la 3090, e su SpecVPerf vediamo anche qui ottimi risultati. Ovviamente sarebbero poi da comparare con altre schede su tutti questi applicativi di produttività e professionali. Su Stable Diffusion Automatic 11-11 con Xformer abilitato facciamo 23 iterazioni al secondo con la rete a stock che ci viene fornita, e anche qui se consideriamo che la 3090 fa 16 iterazioni non è male. Control 1440p e settaggi di Digital Foundry per iniziare coi giochi, facciamo un framerate medio di 172 fps con un 1% low anche qui elevatissimo. Se passiamo ora al 4K con DLSS Quality, stessi settaggi ma con RT maxato, facciamo 72,3 fps con un 1% low anche qui molto alto, superiore ai 60 fps. Alan Wake 2 1440p DLSS Quality, settaggi di Digital Foundry 109 fps, vedere così tanti fps in questo gioco non è male. E se passiamo al 4K con DLSS prestazioni ma anche con path tracing abilitato, vediamo 52 fps di media con un comunque un buon 1% low. E se abilitiamo poi il frame generation, qui non sono andato ad acquisire i risultati del frame rate ma li vediamo da Riva Tuner in alto a sinistra, siamo tra i 70 e gli 80 fps, quindi niente male. Su Death Stranding 1440p maxato 195 fps, questo è un gioco ormai molto leggero e molto ottimizzato, anche un 1% low superiore a 150 fps, e in 4K sempre settaggi al massimo 130 fps con un 1% low a 111, quindi questo veramente lo possiamo giocare
giocare ad altissimo refresh rate. Passando a Fortnite in 1440p, in DirectX 12, settaggi medi, facciamo 313 fps, quindi davvero niente male, e anzi qui in realtà siamo anche un pochino limitati dalla CPU. Se passiamo poi alla versione in 4K con DLSS quality e tutti i settaggi al massimo, anche nativi e ray tracing hardware maxato, facciamo 65 fps, il gioco si trasforma, ovviamente non diventa più competitivo. Su God of War invece 1440p ultra 120 fps, in questo caso senza upscaling nativamente, è un ottimo risultato per questo gioco. E se passiamo al 4K con DLSS quality, sempre settaggi ultra, facciamo 102 fps con un percentuale di 81, quindi anche qui esperienza ovviamente godibilissima. Cyberpunk 2077 1440p, settaggi di hardware unboxed senza upscaling, 115 fps, ma vi dico, in questa zona del mercato, che è la più pesante per la CPU, eravamo CPU limited. Invece col 4K DLSS prestazioni, stessi settaggi ma con path tracing e frame gen on, 68 fps, quindi anche col path tracing è un gioco perfettamente godibile con questa scheda. Resident Evil 4 Remake 1440p e priorità alla grafica, facciamo 163 fps di media e 120 di 1% low. Con il 4K e il ray tracing attivo come preset facciamo invece 93 fps, quindi anche qui insomma ottimi risultati per questa scheda. Su The Finals stagione 4 1440p DLSS quality, ray tracing epico e settaggi al massimo, facciamo 128 fps, anche questo è un ottimo risultato e rimane comunque un gioco competitivo anche con questi frame rate. In 4K DLSS prestazioni scendiamo come frame rate a 88 fps e 1% low di 57, però il gioco devo dire è veramente fantastico. Black Myth Wukong 1440p DLSS quality, settaggi di Digital Foundry e frame generation on 133 fps e frame rate minimo 113. In 4K invece con DLSS prestazioni, stessi settaggi ma full ray tracing maxato e sempre frame gen attivo, facciamo 72 fps con un buon frame rate minimo, quindi anche qui perfettamente godibile. Age of Mythology Retold 1440p maxato, qui siamo limitati dal motore di gioco, comunque dal titolo che ci cappa a 144 fps, ma se invece abilitiamo il ray tracing al massimo, giochiamo in 4K senza neanche l'upscaling perché non ha, ecco, il DLSS in questo caso, questo gioco, scendiamo a 84 fps, che rimangono comunque super godibili. Final Fantasy XVI in 1440p e DLSS quality e settaggi maxati riesce ad arrivare a 87,4 fps di media con un 1% low superiore ai 60. Se passiamo invece al 4K DLSS prestazioni, la qualità grafica diventa veramente ottima e sempre con settaggi maxati siamo a 73,7 fps di media. Se invece andiamo ad abilitare il frame generator, vediamo da Riva Tuner in alto a sinistra frame rate superiori ai 100 fps, davvero un'esperienza super godibile anche in 4K. E rieccoci qui ragazzi, dopo aver visto tutti i test eseguiti su questa scheda video. Che dire, le prestazioni sono davvero molto molto notevoli. Negli applicativi di produttività, soprattutto in quelli di rendering, ecco, l'architettura delle 4000 fa faville. Una scheda del genere è veramente il massimo, quasi. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale anche ci sono ottime notizie, nel senso che una GPU come questa riesce a spingere molte più iterazioni al secondo per quanto riguarda Stable Diffusion, anche rispetto alle top di gamma di generazione precedente come la RTX 3090. Per quanto riguarda il gaming, davvero anche qui prestazioni eccezionali, anziché mi sembrava quasi sprecato testarla in 1440p perché in alcuni giochi veramente arrivavamo al limite del processore, cioè la CPU ci poteva fare un po' di bottleneck in alcuni titoli, soprattutto Cyberpunk, e non parliamo di un processore scarso, sicuramente il Ryzen 7 7700 in gaming si comporta come un'ottima CPU, ma i frame prodotti da questa scheda in 1440p a settaggi comunque sempre molto alti erano veramente troppi. Per questo io vi consiglierei quasi, ecco, di utilizzare questa scheda con un monitor 4K. Se andiamo a prendere una scheda del genere, un 4K 144 Hz è sicuramente ideale, soprattutto poi se consideriamo che possiamo abilitare le tecnologie di upscaling come il DLSS per ridurre notevolmente il carico di lavoro e avere una resa visiva finale ottima, quasi che sembra nativa 4K, ma avendo un numero di frame maggiori dovuti al carico di lavoro che è effettivamente inferiore rispetto a un rendering nativo in 4K. Tutto questo molto spesso
abilitando anche il ray tracing, magari sì, nei titoli più pesanti ovviamente dobbiamo avere un po' di accortezze, fare un po' di ottimizzazione dei settaggi, però ripeto, possiamo giocarci titoli come Alan Wake 2 oppure anche Final Fantasy XVI appena uscito, veramente ad alto refresh rate, anche con questa scheda con i settaggi tirati su quasi sempre molto alti. E in questo caso abbiamo poi che ci viene in aiuto anche il DLSS 3 Frame Generator, che in questo caso, soprattutto se utilizziamo questa scheda con un monitor ad alto refresh rate, anche con il VRR, riusciamo ad arrivare ad esperienze ad alto refresh rate anche in questi titoli AAA molto pesanti, così ecco da goderseli veramente a pieno. Quindi però, passando alla domanda fatidica, vi consiglio questa scheda grafica a fine 2024? Secondo me può dipendere, nel senso che se volete realizzarvi un computer, volete upgradare quello che avete già da diverso tempo e avete trovato un'offerta su questa scheda, magari la pagate 760 euro, può essere sicuramente una valida alternativa. Abbiamo visto una scheda che si comporta benissimo. Però se avete pazienza e l'acquisto non lo dovete fare immediatamente, potrebbe convenirvi aspettare per vedere quello che combinerà Nvidia. C'è da dire però ovviamente che qui parliamo di una fascia di prezzo che quasi sicuramente, ecco, non verrà coperta dal lancio iniziale delle RTX 5000. Quindi magari usciranno sì 5080, 5090, ma una 5070 Ti o qualcosa del genere è difficile che esca subito. E questo vorrebbe dire aspettare altri mesi, altri mesi. Se avete bisogno subito di una scheda su questa fascia di prezzo, anche per il quantitativo di VRAM, niente male, è sicuramente una valida alternativa, soprattutto rispetto anche alle Radeon proposte su questa fascia, cioè RX 7900 XT, che di solito anzi si può trovare forse a qualcosina meno di questa, anche nuova. Però ovviamente non abbiamo poi i vantaggi che ci offre l'architettura delle RTX 4000, quindi DLSS, ray tracing migliore e anche capacità di intelligenza artificiale sicuramente superiori. L'altra cosa da considerare sarebbe quella di fare un downgrade, nel senso di andare a prendere una fascia inferiore, quella della RTX 4070 Super, che abbiamo visto in un video dedicato che vi lascio linkato qua in alto diversi mesi fa, e che però attualmente anche quella può essere pagata con le custom più economiche 560 euro, parliamo di 200 euro di meno, che non è poco. E anche se consideriamo che questa scheda va circa il 17% in più della 4070 Super, il costo effettivamente da pagare è superiore al 20%, quindi dobbiamo farci un po' i nostri conti. Potrebbe valerne la pena, soprattutto se vogliamo questi 4 GB di VRAM in più e anche queste prestazioni aggiuntive. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile anche nella scelta magari della vostra futura scheda grafica. Se è così, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento. E adesso vi consiglio due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo riguarda la CPU che abbiamo usato oggi per testare questa scheda video, cioè il Ryzen 7 7700. Come secondo video invece vi consiglio quello sulla RTX 4070 Super, che abbiamo visto in azione diversi mesi fa e che potrebbe essere sicuramente una valida alternativa più economica rispetto a questa 70 Ti Super. Detto questo, è veramente tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!